presentato oggi è stata appunto l'occasione per riflettere sul settore del biogas e sulle filiere ad esso collegata. È stata poi l'occasione per verificare gli impatti energetico-ambientali da un lato ed economico-occupazionali che il settore ha avuto in questi anni, e poi è soprattutto stata l'occasione per definire le possibili strategie da mettere in atto nel breve e nel medio periodo per garantire la sostenibilità economica di questi impianti. Noi siamo convinti che non esista un'unica strategia per tutti gli impianti, ma che si debba mettere in atto un mix di azioni tarate e personalizzate per ogni singolo impianto. La strategia si compone di 5 direttrici principali. La prima orientata alla competitività e all'ottimizzazione dei costi di produzione, la seconda all'integrazione di filiera. Il nostro obiettivo è quello di passare dal biogas, considerato come una fonte aggiuntiva di reddito per le aziende, a una vera occasione di integrazione fra le filiere agricole, alimentari ed energetiche. Il biometano è la terza direttrice su cui abbiamo lavorato, anche se ostacoli di natura tecnica hanno fatto sì che l'upgrading e quindi la riconversione degli impianti agricoli in biometano non sia per tutti gli impianti. E poi sicuramente lo scenario elettrico rimane importante come possibile alternativa, quindi l'accesso ai mercati elettrici, l'offerta di servizi di flessibilità, l'istituzione di comunità energetiche sono sicuramente delle vie da perseguire. Il raggiungimento poi di obiettivi di qualità e di sostenibilità sono imprescindibili per tutti gli impianti a biogas del territorio italiano. Il settore del biogas in Italia è un settore decisamente importante, si contano sul territorio oltre 2.000 impianti, di cui 1.600 di origine agricola. La potenza totale installata è di 990 kW e per una produzione di energia di oltre 6,6 terawattora. Ok, grazie.